Un mondo fantastico, dominato dal silenzio e dalle luci soffuse, finisce dove le onde del mare incontrano la terraferma. Lì, dove le terre emergono dalle acque, inizia un altro mondo fatto di suoni e colori, dove l'uomo da millenni domina la scena. La vita degli esseri umani è fortemente condizionata dal luogo in cui vivono. Esiste una notevole differenza fra coloro che trascorrono la propria vita lungo le coste oppure nelle immediate vicinanze del mare e coloro che vivono nell'entroterra lontani dagli influssi marittimi. Nessun luogo può essere uguale a un altro. Alcune caratteristiche fisiche, antropologiche, climatiche potrebbero rivelare delle similitudini fra terre anche molto lontane tra loro, ma al contrario vi sono luoghi che non assomigliano a nessun altro, come disse il famoso scrittore inglese Lawrence agli inizi del secolo scorso, dopo aver visitato la Sardegna. Desidero raccontarvi alcuni aspetti della vita e della morte nella Sardegna centrale, tradizioni del passato, impronte di vita ancora oggi presenti e fortemente tramandate alle nuove generazioni, nonostante i rapidi cambiamenti e la moderna e diffusa globalizzazione. La Sardegna è un'isola fra le più grandi del Mediterraneo. Possiede un profilo costiero piuttosto esteso, ma anche un vastissimo territorio interno, dove la vita degli uomini è mutata nei secoli, anche se alcune caratteristiche, quali la diffidenza, la bontà, il forte senso di ospitalità, ma anche le invidie fra gli stessi isolani, sono rimaste inalterate nel tempo. L'interno dell'isola presenta diversi luoghi assolutamente inaccessibili via terra. Sorvoliamo il corso del Flumendosa. Noto soprattutto la compattezza della vegetazione. La sensazione è quella di osservare un ambiente immenso, infinito, ma quasi istintivamente mi rendo conto di essere in Sardegna, che sebbene possieda vaste foreste, in paragone a quelle dell'Amazzonia in Sud America o del bacino del Congo in Africa, sono quasi inesistenti per le ridotte dimensioni, ma sicuramente non sono meno ricche di fascino e suggestione per la bellezza e per le numerose forme di vita che le popolano. La cima più alta dell'isola, Punta La Marmora, domina il massiccio del Gennargentu. La catena montuosa, arrotondata e dolce, può essere osservata da quasi tutta l'isola nelle giornate di maestrale. Una stagione nasce e poi muore. L'immutabile trascorrere del tempo arricchisce di conoscenza gli esseri umani che per tutta la loro vita amano scoprire, ideare, apprendere. La vita dell'uomo purtroppo è breve e piena di affanno e di sicuro non rispecchia ciò che in realtà l'umanità desidera. Gli esseri umani non accettano la morte. Il cuore di ciascun individuo in condizioni normali desidera vivere e se fosse possibile per sempre, qui sulla Terra, trasformata in un immenso parco. Solo la specie umana ha la capacità di fare piani per il futuro usando consapevolmente l'immaginazione per fare previsioni. Alcuni ricercatori affermano che, a parte i preparativi per l'inverno o per l'accoppiamento, che sono stimolati da ormoni, gli animali manifestano una scarsissima propensione alla pianificazione su tempi che superano qualche minuto. Caratteristiche quali l'intelligenza, il linguaggio e la cultura rendono noi esseri umani molto diversi da qualsiasi altra forma vivente. La combinazione di tali componenti distingue un popolo da un altro. Lontano dal mare, nel cuore della Sardegna, diversi paesi sono sorti alle pendici del Gennargentu. Essi custodiscono la memoria di intere generazioni e perpetuano lontani ricordi. Distano pochi chilometri l'uno dall'altro, ma vantano qualità peculiari che il tempo non ha mai cancellato. I genitori hanno sempre riversato sui loro figli la conoscenza, appresa a loro volta dal papà e dalla mamma.
Le cose purtroppo stanno rapidamente cambiando. Oggi molti giovani non sono neppure in grado di comprendere i messaggi trasmessi al popolo da una figura molto nota nel paese, foriera di buone o cattive notizie, il campanaro. Un lutto nel paese di Meana Sardo era segnalato dai rintocchi della campana. La morte di una donna era annunciata con 5 rintocchi, quella di un uomo con 7. I cittadini, qualsiasi attività stessero svolgendo, erano prontamente informati dell'accaduto. De pontendi uguru, che in campo santo su in terra molto, ad antendi un lamento. Il dolore per la perdita di una persona cara spesso era esternato tramite un canto chiamato Sattitu. Ma mio re sa con canco m'essere molta, se ho dispragia troppo de un mio veire con tu. Non mi dica il tuo amore, ascoltami all'olore. Non si dovrà usare incontrare a esibire a sé eternità. Erano esclusivamente le donne a cantare le belle qualità che possedeva il defunto, ma cantavano anche il vuoto e la disperazione che ereditavano i suoi cari per averlo perduto. Alcune donne nel paese erano note con il nome di attitadoras e solitamente ricevevano un compenso per la loro opera. Se il defunto fosse stato assassinato, il lamento funebre recitava delle vere e proprie dichiarazioni di vendetta rivolte agli assassini e alla loro famiglia. I vicini di casa per molti giorni provvedevano il cibo alla casa del lutto. Cuocevano il pane per tutta la famiglia e preparavano i pasti caldi. Offrivano solidarietà e conforto. Questa usanza è quasi del tutto scomparsa, ma i sentimenti che la motivarono erano talmente forti che neppure l'attuale mondo permeato dall'egoismo ha potuto cambiarli. Il pasto è pronto. Sistemato dentro un cesto, chiamato localmente corbula, viaggia adagiato sulla testa e presto raggiungerà la casa del lutto. Purtroppo, il canto per il morto e le antiche usanze funebri sono quasi scomparse da tutta la Sardegna. Vivono solamente nel ricordo di alcune persone quasi centenarie che raccontano del tempo in cui queste tradizioni erano parte integrante della loro vita e rivestivano grande importanza. Questi testimoni secolari affermano concordi che dal 1914 la vita è profondamente cambiata. Il 1900 è stato un secolo completamente diverso da quelli del passato. Il cammino dell'uomo ha intrapreso molteplici diramazioni che lo hanno condotto lontano dalla vita lenta e immutata da millenni. Nonostante gli sforzi, l'uomo non è stato in grado di risolvere i grandi problemi che affliggono l'umanità. Il problema non è tanto come si sta evolvendo la vita dell'uomo, ma la rapidità con la quale questo sta avvenendo. Le nuove generazioni sono orientate verso quelle attività meno tradizionali, collegate in prevalenza ai tempi moderni. Sono meno disposte a condurre una vita di sacrificio come i loro antenati, che coltivavano la vigna e preparavano il vino in casa, mietevano il grano e lo lavoravano, così che la famiglia potesse beneficiare per tutto l'anno di quei preziosi prodotti della terra. L'alternativa al lavoro artigianale e agli studi è quella di emigrare per lavorare nelle fabbriche del Nord Italia e del Nord Europa. Questa è una delle cause principali che hanno favorito lo spopolamento di giovani e la scomparsa di numerose attività artigianali nell'isola. In Sardegna, osservare un giovane maniscalco al lavoro rappresenta una vera e propria rarità. Abilmente lavora l'unghia del cavallo e la prepara per ricevere il ferro. Le sue capacità sono evidenti dalla tranquillità dell'animale, che appare piuttosto a suo agio.
Poggiate. Il maniscalco utilizza il ferro rovente per cuocere l'unghia del cavallo. Questa operazione permette di creare la sede precisa sull'unghia prima della chiodatura, così da evitare spazi vuoti all'interno del ferro e garantire migliori prestazioni. Tuttavia, sono necessari alcuni aggiustamenti prima di ottenere un perfetto assemblaggio tra il ferro e lo zoccolo. Intarsiare i mobili è un'arte antica che richiede abilità e fantasia. Alcune fabbriche della penisola italiana svolgono questa attività a livello industriale, ma qui, nel cuore della Sardegna, all'ombra del Gennargentu, Franco intarsia i mobili servendosi di un martello e di una serie di scalpellini dalla punta arcuata. Lavorare un mobile manualmente richiede molto tempo, talvolta alcuni giorni. Questo fatto influirà notevolmente sul prezzo finale, che risulterà proporzionato al lavoro svolto. Il cliente che desidera possedere un mobile intarsiato può decidere se acquistare il prodotto dalla fabbrica ad un prezzo più contenuto, oppure se ottenere ad un costo superiore un mobile di fattura artigianale. Durante le riprese esterna il suo rammarico, evidenzia che i giovani preferiscono emigrare piuttosto che imparare un mestiere artigianale. Sorgono quindi grandi difficoltà per tenere in vita questa professione antica che suo padre gli aveva insegnato. Oramai sono da 40 anni che sto facendo questo lavoro, cercando di sfruttare sempre la materia prima, il castagno, perché qui siamo circondati da boschi e bisogna sfruttare questa materia, ed è un castagno molto sano perché resiste a tutte le intemperie, e così non sono rimasto sempre tranquillo a lavorare in questo paese senza dovermi prendermi l'idea di andare ad emigrare. E quelli che sono partiti, anche altri miei amici che sono emigrati, oggi sono tornati che non sanno fare nessun tipo di mestiere. Lasciare la terra che lo ha visto nascere è fra le situazioni più dure che un essere umano possa affrontare. Recarsi in un luogo sconosciuto e con caratteristiche climatiche, sociali e culturali differenti dalle proprie, per molti è traumatico. Separarsi dagli affetti più cari è molto doloroso. Sebbene in seguito trascorra gran parte della propria esistenza in un'altra terra, coltiverà sempre il desiderio di tornare nella terra natia. Alcuni in Sardegna, pur di non abbandonare la propria terra, sono disposti a svolgere lavori molto faticosi, come lavorare la terra oppure allevare il bestiame. In Sardegna, la pastorizia fatica a conformarsi al mondo tecnologico di oggi. Molti ovili offrono i loro prodotti all'industria casearia locale, altri lavorano in proprio i loro prodotti. Siamo ospiti in un ovile della Giara, situato a 600 metri sul livello del mare. Da questo vasto altopiano il nostro sguardo raggiunge i monti del Gennargentu. Il pastore munge le capre e osserva i loro movimenti. Per tranquillizzare gli animali e rendere l'ambiente sereno, emette dei brevi richiami.
La mungitura potrebbe apparire un'operazione semplice, in realtà richiede esperienza e capacità. Si afferra la base del capezzolo con il pollice e l'indice e si esercita una lieve pressione con le altre dita. Questa fase deve essere eseguita con grande cura per non traumatizzare i capezzoli e per evitare il ristagno del latte nella mammella. Il latte residuo potrebbe favorire l'insorgenza di infiammazioni della ghiandola mammaria. In un tempo relativamente breve, grazie all'abilità del mungitore, tutto il gregge ha offerto il proprio latte, un gustoso alimento che per composizione e bontà è fra i più importanti nel regno animale. Il prezioso nutrimento raccolto in capienti contenitori deve essere filtrato per impedire che corpi estranei, quali peli, piccoli insetti o corpuscoli aerobici, possano contaminarlo. Il latte in questo caso non sarà venduto. Il pastore lo utilizzerà per ottenere il formaggio. Questa è la cagliatura per fare il formaggio. È a posto. Versa nel recipiente una piccola dose di caglio. Ha inizio la cosiddetta cagliatura, il procedimento di coagulazione del latte per la sua trasformazione in formaggio. Il composto dovrà riposare per circa un'ora prima che il pastore possa utilizzarlo. Mescolare, pressare e lasciare nuovamente riposare sono condizioni utili a favorire il procedimento di coagulazione. La cagliata è lavorata all'interno di una forma di alluminio forata nella parte inferiore per favorire il deflusso del siero residuo. Per ottenere una piccola forma di gustoso caprino, è stato necessario lavorare alcune ore e impiegare oltre 25 litri di latte. Le moderne aziende casearie garantiscono sicuramente maggiore igiene e prezzi competitivi, ma ci rattrista pensare che l'operato artigianale dell'uomo, immutato per millenni, possa scomparire nell'arco di poche decine di anni, tumulato dal progresso tecnologico. Osservare le antiche attività dell'uomo è sicuramente emozionante e sarebbe giusto custodirle per i giovani che oggi nascono in un mondo sempre più distante dalla vita di tanto tempo fa. Ok, questo è fatto. Alle pendici del Gennargentu, il grazioso paese di Tonara custodisce l'antica opera dei Sonaggiargios, fabbricanti di sonaggios. Gli artigiani, costruttori di campanacci, custodiscono da centinaia d'anni i segreti della lavorazione. Rispettano la promessa fatta agli antenati di tramandare l'arte del susono de su ferru, del suono del ferro, esclusivamente ai propri figli. Per apprendere questo mestiere sono necessari pazienza e passione. L'esperienza acquisita sarà evidente non solo nella forgia dei robusti campanacci, ma soprattutto nell'accordatura che permetterà di ottenere singoli pezzi dalle differenti tonalità. La straordinaria abilità del Sonaggiargios è quella di imprimere alle piccole cupole metalliche, in alcuni casi un suono duro e netto, in altri casi un suono più melodioso. Nel passato, la ricerca del suono migliore generava invidie e gelosie tra i maestri ferrai. Oggi tali sentimenti vivono solamente nei ricordi popolari. Tonara è l'unico paese della Sardegna che ancora produce ed esporta i campanacci in molte regioni italiane. Solamente 3 famiglie svolgono nelle loro officine questo mestiere faticoso. Qualsiasi sia la forma o la dimensione del campanaccio, la sua costruzione richiede molta attenzione. Il minimo difetto, anche un piccolo foro nella chiusura della lamiera, produrrebbe un suono inefficace, non udibile a grande distanza e renderebbe impossibile l'accordatura.
La lavorazione ha inizio con il disegno della sagoma del campanaccio sulla lamiera e il successivo ritaglio. Il pestaggio, la seconda fase, viene eseguito solo dopo aver portato il metallo alla giusta temperatura. La lamiera comincia a prendere forma fra gli incavi dell'incudine e il battente del martello. Poi la fase di accostamento permette di unire le giunture del campanaccio fino a farle aderire completamente. Dopo la saldatura si applica il battaglio, un piccolo battente di ferro che produrrà il suono. Quindi si procede all'ottonatura all'interno dei crogioli di grafite. La cordatura si ottiene battendo il campanaccio nelle diverse parti fino a quando si ottiene il suono desiderato. La melodia prodotta varia anche secondo la forma e le dimensioni del campanaccio, che, posto al collare degli animali, solitamente pecore, capre e mucche, suonerà melodioso nei silenzi della natura. L'entroterra sardo è stato fortemente deforestato, in particolare durante il regno di Casa Savoia. Camillo Benso, conte di Cavour, fece costruire le ferrovie piemontesi utilizzando il legname della Sardegna. Nonostante il disastroso deturpamento perpetrato, l'isola custodisce ancora tanti boschi, alcuni dei quali possiedono castagni fra i più vecchi d'Italia. Il territorio est del Gennargentu, nei pressi di Arizzo, è simbolicamente rappresentato dal tacco di Tescile, un monumento naturale che domina le alture circostanti. Tutt'intorno si osserva un ambiente intatto, non invaso dalla modernità. Nella stagione estiva i castagni sfoggiano delicate infiorescenze di colore chiaro, sostituite nei mesi successivi da ispidi e robusti ricci di colore verde. Quando questi ultimi giungono a maturazione, assumono i toni caldi dell'autunno e dagli incavi vellutati si intravedono rotondeggianti e saporiti frutti, le castagne. Per tanti secoli e fino alla metà del Novecento, per la gente che popolava le pendici del Gennargentu, le castagne costituivano uno dei principali elementi della dieta alimentare. La raccolta, affascinante e festosa, era capace di entusiasmare intere famiglie che, fedeli a vecchie tradizioni, si aggregavano per queste esigenze lavorative. I più giovani e anche i bambini rivestivano grande importanza in queste fasi, tanto che le autorità comunali, nella metà dell'Ottocento, ottennero dalle autorità superiori un differimento delle vacanze scolastiche dall'estate all'autunno, esattamente dal primo giorno di settembre fino al primo giorno di novembre, affinché tutti i ragazzi in età scolastica potessero collaborare alla raccolta. Bella, bellissima. Arrazza castagna. Ne goeoso all'iso e a orrosto. No. Nesi causo e tutto si erro papauso castagne strampare. Proprio di azzi. Nelle pause, riuniti intorno al fuoco e al caldarrosta, potevano riposarsi e rifocillarsi con nutrienti castagne. Tanto volesse, appunto si capito.
No, io credevo. Sono tutti già pronti, si deve appare oscuro come, non credo a voi. Un riccio in testa. La conservazione del raccolto avveniva all'interno di buche scavate nel terreno, ricoperte di frasche e di foglie. Piccole case di pietra costituivano un buon riparo nei freddi mesi invernali. Erano utili non solo come deposito, ma anche per ottenere le castagne secche. I frutti, adagiati sopra una griglia sospesa in prossimità del soffitto, erano affumicati per alcuni giorni, dopodiché, raccolti nei sacchi, subivano la strampada, il pestaggio sulle pietre, così da separarli dall'involucro che li avvolge. Fino alla metà del Novecento le castagne secche rappresentavano un bene essenziale per la sopravvivenza di questa gente, direttamente perché consumate con la minestra, il riso o più semplicemente crude, poi perché il ricavato dalla vendita ai castagnieri, sì, i rivenditori ambulanti locali, consentiva loro di acquistare altre merci indispensabili. Oggi, sebbene l'uomo viaggi ai ritmi vertiginosi della modernizzazione, nelle montagne alle pendici del Gennargentu le attività umane ancora mostrano scenari d'altri tempi. Le castagne raccolte nei sacchi sono trasportate dal bosco fino al paese sul dorso dei muli che, infaticabili e fedeli, non sono stati sostituiti da mezzi motorizzati. Nei piccoli depositi è necessario smuovere le castagne tutti i giorni affinché non vadano a male. È un'operazione faticosa ma necessaria e permette di subire minori perdite in quanto, nonostante gli sforzi, una considerevole quantità di castagne sarà da eliminare. Questa è la vita che ancora oggi scorre lenta all'ombra del Gennargentu. Ma la Sardegna, sebbene sia una terra molto vasta, è pur sempre un'isola e qualunque direzione prendiamo, giungiamo inevitabilmente al mare. Moltissime persone amano il mare della Sardegna, lo definiscono il dono di Dio, di Yahweh, a questa terra dal sapore antico. Osservare il mare, le sue onde ritmate, mi invita a riflettere sulle affascinanti opere dell'uomo e penso che in ogni luogo debbano regnare la pace e il rispetto. Credo sia molto importante trasmettere ai giovani la conoscenza e l'arte di quelle persone che per tutta la vita hanno svolto con passione il loro lavoro, con la speranza che nasca sempre qualcuno disposto a custodire e tramandare i ricordi e la cultura, anche di coloro che vivono lì, nelle montagne. Nel cuore della Sardegna, lontano dal mare. Vai su il cocco, lo stanno!